Ciao a tutti ragazzi, oggi ho fatto questo video perché voglio presentarvi la mia nuova auto. Andiamo! Iniziamo ragazzi con il bellissimo sterzo di gamma Audi, che io preferisco a quelle S-Line troppo sportivo. E poi passiamo subito al cockpit, il cavallo di battaglia dell'Audi 2016. Andiamola a scoprire subito. In tanti dicono che è difficile, ma secondo me è molto intuitivo e molto semplice. Allora, il cockpit lo possiamo comandare tramite i comandi dello sterzo. Andiamo subito a vedere. Qui ci dà, accendiamo un attimo il motore. Qui ci dà la data e l'orario. Scendendo in basso possiamo vedere a quanto va l'auto. Ora in questo caso va 10 litri per 100 km. Ci dice la nostra Kurs Spesa, come si dice, breve corsa, e ci dice quando stiamo consumando nella nostra breve corsa. E questa è la lunga corsa. Scorrendo a destra troviamo il reparto dove c'è la radio, dove anche qui possiamo tramite i pulsanti dello sterzo cambiare il tutto. Infine abbiamo il telefono che ora io ci ho disattivato, che possiamo usarlo tramite Bluetooth, e la cartina. Qui arriva il bello. Possiamo vedere il nostro navigatore, ce l'abbiamo direttamente sullo schermo. Possiamo cambiarlo in tre modi, in tre tipi di visuali. Questa qui che appena possiamo vedere ora. Poi abbiamo la seconda che io preferisco, che ci fa vedere il chilometro di velocità piccolo e la cartina bella grande della mappa. E poi c'è la terza, che è questa qui, anche bella, per chi vuole vedere il contachilometri grosso e tutto il resto. Ragazzi, il cockpit è questo, semplice ed intuitivo. Passiamo avanti alla prossima. Un'altra novità dell'Audi è questa qui. Lo schermo che esce, veramente tanta roba, e abbiamo la radio. Possiamo calibrare il tutto tramite questi pulsanti. Andiamo nel menu e vediamo che cosa ci porta. Ci porta tutte le impostazioni che servono: telefono, impostazione di musica, radio, audio, Audi Connect e tanto altro. Audi smartphone, il navigatore, le carte e tutto il resto. Poi passiamo subito al clima. Finora nessun problema, sembra perfetto in ogni suo particolare, in ogni suo dettaglio, in ogni sua semplicità è al top. Qui possiamo attivare i sedili riscaldabili. Ho voluto attivare i sedili riscaldabili. Abbiamo tre tipi di intensità: il più forte, medio e debole, diciamo così. E poi passiamo a un altro cavallo di battaglia dell'Audi, il cambio S-Tronic automatico. Davvero nessuna pecca, ti fa le tirate perfette. Lo possiamo modificare in due modi: cambio normale, e se andiamo indietro, che sarebbe la D. E poi c'è il cambio super, il cambio sport, anche il cambio fenomenale in ogni suo punto di vista. Ho optato anche per il freno a mano automatico, anche tanta roba. E se andiamo ad aprire l'auto, qui sotto troveremo tutte le inserzioni per DVD, scheda del telefono, perché quest'Audi è dotato anche di un telefono direttamente nell'auto. Basta inserire una scheda SIM, e in poche parole quest'auto ha un telefono incorporato. Poi abbiamo le varie uscite USB, una qui e la seconda la troviamo qui, anche molto utile con il cavo AUX. Un bellissimo bellissimo poggiagomito, che è molto utile perché lo possiamo regolare e guidare con entrambi i polsi alla stessa misura, e sui lunghi viaggi è perfetto. Abbiamo visto il lato guida, ora vediamo il lato passeggeri. Beh, che dire, per un ragazzo di un'altezza media di 1,80, io sono 1,70 e ci sto abbastanza comodo. Bisogna vedere gli altri come stanno, ma mi sembra abbastanza comodo dietro dal lato passeggero. Anche una buona visuale. Ora andiamo a vedere il cofano dell'Audi A3. In tanti pensano che sia piccolo, ma secondo me, per me, l'ideale per questa autovettura è perfetto. Come sappiamo l'Audi con le sue varie versioni S-Line e tutto il resto, io non ho preso l'S-Line, ma ho preso il pacchetto TFSI Ultra.
Una cosa che mi ha fatto innamorare dell'Audi A3, il nuovo modello rispetto al modello precedente, è l'aggressività che pone davanti. Simbolo, l'originalità di quest'anno è sicuramente la freccetta che si apre in questo modo, con il suo effetto. Bene ragazzi, ora passiamo ai consumi della mia auto. Io ho optato per l'Audi 1450 cavalli a benzina. Si aggira sui 20 km al litro effettivi. La guida è bella liquida, liscia, il cambio automatico fa il suo lavoro. A volte sembra che cammina da solo. E poi che dire, passiamo anche al tempomat. Tempomat perfetto, preciso, ordinato. Ragazzi, che dire, quest'auto non possiamo fare altro che consigliarla. Ora vi saluto e vi lascio. Non mi resta che godermi la mia auto tra le strade delle montagne. Ciao.